così come è ipocrita l'atteggiamento che voi tenete sulla politica estera. Perché c'è stato all'interno di un Consiglio europeo dei ministri dell'interno una decisione quasi unanime sul fatto che la Turchia non è un paese sicuro e voi insistite nel dire che deve essere un partner nel contrastare l'immigrazione clandestina. Cioè, mettete d'accordo la parte destra del cervello con quella sinistra, perché altrimenti qui ci portate tutti quanti allo sfascio. Uno sfascio pericolosissimo, fra l'altro, perché negare il coinvolgimento della crescita esponenziale dell'ISIS, negare il coinvolgimento della Turchia nella crescita esponenziale della pericolosità e del fanatismo dell'ISIS è veramente un qualcosa di pericoloso in termini di visione della politica internazionale. Presidente, chiederei cortesemente che il Presidente del Consiglio ascoltasse. Capito che siamo fastidiosi, però vogliamo essere fastidiosi fino in fondo. Non me ne voglia il collega Fioroni. Il coinvolgimento, fra l'altro, di Ankara su un ricatto che il governo di Ankara sta facendo nei nostri confronti. Perché mandare il segnale al Consiglio europeo di dire noi siamo disposti a creare questi hotspots. Va bene hotspots, Presidente, è corretto in inglese, sì? Però dovete darci dei soldi. No, questo è un ricatto che non sta né in cielo né in terra. Soprattutto perché è chiarissimo il convincimento da parte della Turchia di collocare questi hotspots in realtà siriane e quindi in qualche modo utilizzare fondi europei per fare una sorta di invasione, di controllo della Siria, già preparandosi per un eventuale dopo Assad. Noi non siamo disposti a spendere soldi che già non abbiamo, che già voi drenate sistematicamente dalle tasche degli italiani, per una politica espansionista della Turchia. Così come non siamo disposti assolutamente ad accettare che un corpo estraneo rispetto a una secolare cultura europea come la Turchia entri in Europa. Così come siamo disposti assolutamente a farci prendere in giro dalle sue posizioni ambigue e ondivaghe in tema di contrasto e di lotta all'ISIS. Perché essere gregari o protagonisti di serie B in un contrasto all'ISIS nelle zone dell'Iraq e della Siria, e invece, perché quella è chiaramente guerra, e invece in qualche modo far sì, anche lì, prendersi, appuntarsi la medaglia sul petto del fatto che l'intervento in Libia, ho finito Presidente, 10 secondi, l'intervento in Libia sarà a guida italiana perché quella è peacekeeping, è guerra anche quello. Basta, lei ha voluto mandare in qualche modo dei segnali ai suoi partner qui. Non li mandi dei segnali utilizzando il Parlamento. Alzi il telefono e si faccia sentire, sei in grado di farlo.